Pronto, 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 pronto. Harris, mi senti? Pronto, pronto. Pronto, 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 pronto. Non mi sente nessuno. Pronto, pronto. Non è stato raggiunto un numero sufficiente. Woo! Ciao carissimi, bentornati. Questo è Electric. Siamo qui perché oggi è iniziato l'evento, anzi ieri è iniziato l'evento maionese contro ketchup. Come potete vedere la piazza è piena di gente che balla e festeggia. E se andiamo a vedere qua sul palco ci sono le due zitelle che ballano e si divertono e offrono uno spettacolo davvero magico. Io sto col ketchup, come potete vedere ho la maglietta del ketchup, e c'è chi sta con la maionese come questo ragazzo qua. Ma quello che a noi interessa vedere, oltre a questo cambiamento della piazza, è giocarci. Giocare maionese contro ketchup, ma soprattutto, meglio ancora, se lo giochiamo con voi. Quindi andiamo sull'online lounge. Dovrei riuscire a registrare anche la chat, perché sto registrando anche il telefono. Tante pippe oggi per registrare col telefono e tutto. Creiamo una stanza per la partita tematica, proprio maionese contro ketchup. Ketchup, ketchup. E muoviamoci ad invitare le persone grazie alla app del Nintendo Switch. Iniziamo subito con i problemi di lentezza di internet. Speriamo di riuscirci, per favore. Bene, sembra che ci sia riuscito. Invitiamo tutti tramite il canale Telegram, come potete vedere qui sullo schermo. È molto facile, Electric Splat Army. Vai, pacca, il link è stato condiviso, basta cliccare quello e sei in partita. E vediamo anche, ecco arrivato Blade, se la chat mi registrerà, perché sembra che non stia parlando tramite la chat vocale. Ehi chat vocale, mi prendi? Non mi prende la chat vocale, sembra che io non stia parlando e Blade ancora non è nella stanza. È vero, perché Blade mi ha detto che lui non aveva, come si chiama, gli si è rotto il telefono, quindi per questo motivo non potrà parlare. Come potete vedere, ragazza carismatica ketchup in alto a sinistra, perché sto salendo di grado durante questo festival che dura solo un giorno, quindi bisogna giocarci come degli addannati, letteralmente. Non ho avuto moltissimo tempo per giocarci, ho già visto qualche ragazzo elite ketchup là fuori che spacca i culetti. È arrivato Henrisk. Henrisk e Master X, che adesso si spera entrino nella chat vocale. Pronto, 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 pronto. Henrisk, mi senti? Pronto, pronto. Bene, sarebbe stato figo se mi avessero potuto sentire tramite l'app di Nintendo. Potete vedere che sono apparsi qui comunque sia, ma per qualche strano motivo non ce la facciamo. Quindi io mi tolgo queste cuffie della chat, perché tanto non funziona. Grazie app della Nintendo, almeno sei utile per trovare gli amici. Il brutto di questo evento è che poca gente si vede ha scelto maionese, e per quello ogni volta per cercare una partita è un po' un macello, soprattutto quando la cerchi così tra amici, perché il sistema cerca altre squadre organizzate come te, belle toste. E per questo ieri ci hanno fatto il culetto un po' di volte, perché erano proprio dei clan super organizzati che non ci facevano fare niente noi di organizzazione. L'organizzazione era quella che ci mancava, perché con tanti di voi era la prima volta che giocavo e non sapevamo che minchia fare. Però bene, oggi vinceremo. Uno, e non è stato raggiunto un numero sufficiente di giocatori. Wow! Rinvitiamo gli amici sui social network e riproviamo da capo. Electric Splat Army, ok, invia il link, grazie. Ieri è successo parecchie volte. Bene, sono rientrati, riproviamo, riproviamo. Pronto, 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 pronto. Non mi sente nessuno. Pronto, pronto. E che, come ho detto, cerca squadre organizzate come te. Tu hai montato su una squadra da 4 amici, lui cerca un'altra squadra da 4 amici che comunica tra di loro per fare un combattimento equo, e non 4 amatori che sono entrati così in partita. Che è giusto in parte, ma non ci permette praticamente di giocare, perché si vede che là fuori non c'è nessuno che si sta organizzando come noi. E vabbè, non è stato raggiunto un numero sufficiente. Woo! A questo punto mi dispiace, Polletti, non ce l'abbiamo fatta giocare insieme in questa partita tematica, ma devo registrare, quindi andiamo a provare che cosa vuol dire giocare ketchup contro maionese, anche se sono da solo e non con i miei iscritti fantastici. Come potete vedere, 4 ketchup si sono uniti immediatamente. Adesso inizia la incredibile e difficilissima ricerca verso dei concorrenti maionese, che sembrano essere molto pochi, appunto. Siamo alla quarta ricerca di una partita. 20 minuti di registrazione in vano. Bene, ketchup contro ketchup, proprio quello che non volevamo vedere, ma ci tocca. Quando succedono queste cose, beh, vi danno semplicemente due colori diversi. Almeno ci fa vedere l'area nuova, quella per i festival, che è questa qua, che si muove, ci sono piattaforme mobili ed è un macello, e io casco numerose volte perché io faccio un sacco di capriole, perché io sono un giocatore di Dark Souls e quindi faccio le capriole, capito? Mi piace fare le capriole, mi piace fare. Le capriole.
Guarda come coloro tutto. Guarda quello zozzo che già vuole venire qua, ma è morto. Ci ha provato un ragazzo, voleva venire subito in territorio nemico, ma non ha capito che poteva, che è stato un bel errore. Papapam, mosse speciali ovunque. Io i coloro tutta la base, me ne frega un cazzo. Frega un cazzo a me che me frega. Che me frega a mia. Niente, te lo dico io. Coloriamo tutta la loro area. Tutta la loro area, la coloriamo. Bam, morto. Ci ha provato ragazzo, ma... Oh no, mi ha ammazzato Anna. Anna, tu sei italiana, stai attenta. Adesso ti vengo a cercare. Ti vengo a cercare. Da chi vado io? Da nessuno. Guarda, sono caduto di sotto. Ve l'ho detto, queste piattaforme sono brutali. Brutali. Eccolo. Bam, morto. Bravo ragazzo, ci hai provato. Ci hai provato, ma non ci sei riuscito. Ah, è caduto di sotto blu. Morto, morto un altro blu. Oppla. Dov'è il blu? Oh, schivata! Morto! Ha ha ha! Visto le capriole come funzionano! Oh! 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 No! Accidenti! Però stavo spaccando un attimo con tutte quelle capriole. Io mi sa che vado dai miei amici quassù con il super salto che ho imparato a fare pochissimo fa in realtà. Tu basta che li punti sulla mappa e li raggiungi immediatamente. Wow, però qualcuno mi ha visto e loro non mi hanno parato il culo perché sono dei bamboccioni. Non si fa così. Vediamo di raggiungere. Ah no, qui c'è qualcuno, guarda un po'. C'è un rullomane. E noi ricoloriamo tutto di verde. Mi dispiace il rullo boy. Ci hai provato, ma non puoi colorare la mia zona perché appunto è mia. È la mia zona. È la mia zona, questa è zona verde. Lo dico io che questa è zona verde. Pium, pium. Boom! Ammazzati due alla fine. Woohoo! Beh, maionese contro ketchup. In realtà ketchup contro ketchup. So che magari era più carino vedere la maionese e il ketchup che si affrontavano, ma va bene così. Peo uccide e Peo vince. Vediamo un po' quanti ne ho ammazzati. Perché ne ho ammazzati un po'? 9. Comunque sia, nella media della mia squadra, ragazzo Elite Ketchup Mert pure si è dato da fare ammazzandone anche lui 9. Ma ce la facciamo a salire di grado durante questa registrazione? Voglio diventare una ragazza d'Elite Ketchup io. Hai capito? Ancora non ho capito come funzionano i premi per i festival, eh? Se lo sapete, i commenti, sapete come funzionano. Voi mi dite come funzionano le cose, io vi ringrazio perché non ho voglia di informarmi da solo. Bene, maionese, che figata! Possiamo sfidare la maionese e vedere ketchup e maionese che colorano un'area. Non è magnifico, è quello che piace a me. Cioè, la cosa bella, no, di questo festival è vedere il ketchup e la maionese. Avrei potuto scegliere maionese, ma ormai avevo detto sul canale Telegram che avremmo scelto ketchup pur di giocare insieme tutti quanti. Pam, 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 pam. Vediamo se posso raggiungere un qualche amico qua. Pam, con un super salto. Lo va a raggiungere. Pam, 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 pam. Uccide il pennello. Di soppiatto, guarda come arrivo qua. Pam, morto. Pam, morto. Ci hai provato? No, mi ha ammazzato il pennello, ma io ho ammazzato lui almeno. Ho ammazzati tre, quindi. Chi posso raggiungere? Mi sa che non raggiungo nessuno tramite la mappa, perché mi butto sulla destra. Visto che qui è arrivato a colorare un bastardo col pennello. Mi carico bene. Pam, tutto bello rosso, tutto bello rosso. Guarda là! Guarda il pennello alle spalle, bastardo lurido. Stanno recuperando terreno, signori, non va mica bene. Bene, era ora che morissi, ragazzo. Bene, si è buttato di sotto, che ha fatto? Alle spalle! Ah, è morto da solo. Facciamo tutto rosso, 17 secondi. Ma vaffanculo. Ci siamo ammazzati a vicenda, proprio alla fine mi sa che questa l'abbiamo persa. Mi sa che questa l'abbiamo persa perché il pennello si è dato molto da fare. Eccolo lì, la sconfitta, dolorosa sconfitta.
Lo sapevamo, ha vinto la maionese, non va bene, per questo nel mio prossimo panino non potrò metterci il ketchup, questa è la mia penitenza. I miei amici hanno fatto un po' cagare la minchia, vedete il pennello che ha ammazzato tanto lì. Non so se avete notato una strategia che uso molto spesso con la bomba curling, che ti crea un percorso di vernice del tuo colore così che tu puoi lanciarlo verso un nemico, lo usi come via, quasi furtiva, per avvicinarti al nemico, gli appari molto vicino le pistolette o altra maionese grande, le pistolette che vogliono un raggio molto corto, li distruggi. Quindi se siete utilizzatori di pistolette, optate per la bomba curling, così da avvicinarvi al vostro avversario di colpo. Bene ragazzi, io sto sulla sinistra, non vi preoccupate, qui ci penso io, voi andate avanti, fate quello che cacchio vi pare. Non so se avete notato, ma anche la musica è diversa durante questo periodo di festival. Bene, qualcuno è morto con la mossa speciale, era anche ora. Ma non è una mossa speciale che so ancora usare tanto bene, spesso la evito, quella del jetpack. Molto rischiosa perché ti mette proprio in bella vista. Wow, ammazzati a vicenda. Guardate com'è tutto bello rosso. Io vado dal mio amico Funeral Lame qua, con il super jump, per raggiungerlo in fretta. Qualcuno è riuscito ad arrivare fino a qua. È tutto bello rosso qui, signori. Non so se ve ne siete accorti, ma io passerò qua su per colorare ancora di più di rosso la loro base e tutto quanto. Quello che li riguarda, è l'unico modo per farlo è proprio... morta ragazza, mi dispiace molto. Guarda, qui è venuto qualcuno. Ammazzate il rullo, ammazzate quest'altro. Tutti morti, tutti morti. Bene, quello è morto. Grande mossa speciale, tempismo perfetto ragazzo. Pam, tutto bello rosso anche quassù, signori. Benissimo, benissimo, così mi piace. Tutto bello rosso, niente maionese oggi. No maionese. No mayonnaise, bitches. No mayonnaise oggi. No mayonnaise today. Do you like mayonnaise? I don't like mayonnaise. I don't like mayonnaise. Come è salito il mio amico? Lassù non si sa. Guarda qua, è tutto rosso, signori. È tutto rosso. Wow, ci piace tutto rosso, signori. Wow. È tutto ketchup oggi. Tutto ketchup, guardate lì. Percentuale altissima, almeno il 70%, daccelo, dai. 73, zio, sono tantissimi. E ho ammazzato molto poco in realtà, proprio perché i miei amici si vede che hanno ammazzato come degli addannati. Gli altri non hanno ammazzato quasi niente. Ah, sei comunque, l'ho ammazzati, non male. Ragazza d'elite, sono arrivato al massimo, bitches. Il massimo che si poteva arrivare in questo festival. Ed è proprio così che chiuderemo il video. Avendo raggiunto il massimo che si poteva raggiungere in questo festival, quindi no grazie, basta partite. E non vedo l'ora che ci sarà, che ci siano altri festival del genere, perché sono cose particolari, divertenti. Oggi continuerò a giocarci, a capire a che diavolo serve arrivare al massimo nel rank del festival, perché io non ho capito i premi qui come funzionano. Ma va bene, i commenti stanno sotto, me lo potete spiegare voi. Magari sappiate che vi adoro. Se vi è piaciuto questo video, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, sempre ricordando che questo è l'Electric.